Reduce da una trasferta all'estero che l'ha vista impegnata, assieme ai Pueri Cantores in Germania e in Danimarca, la cappella musicale del Duomo di Fano si appresta a partecipare anche come organizzatrice alla 7ª edizione del festival estivo I Suoni e la Parola, una rassegna che tiene in considerazione di 3 elementi fondamentali per il coro. C'è il momento innanzitutto musicale, perché oltre ad esibirci noi ospitiamo ormai da diversi anni cori prestigiosi che provengono da tutta Italia. Poi un momento importante spirituale, proponiamo anche delle riflessioni che possono, diciamo così, arricchirci spiritualmente e ecco, indurci un po' a un momento anche di riflessione, di meditazione. Un altro aspetto che questa rassegna tiene in considerazione, ha proseguito Triggiani, è l'elemento culturale. Le serate infatti si svolgeranno nelle chiese del centro storico di Fano. Quale sarà il primo appuntamento? Il primo appuntamento è appunto sabato 4 luglio nella chiesa di Santa Maria Nuova, una rassegna corale dove sono presenti 3 cori: la Cappella Musicale del Duomo di Fano come coro ospitante, il Coro Polifonico Città di Tolentino e la Scuola Cantorum Anton Maria Abbatini di Città di Castello. Il secondo appuntamento invece è venerdì 10 luglio, il giorno del patrono. La Cappella Musicale animerà la messa presieduta dal Vescovo nella Basilica di San Paterniano alle ore 21:15 insieme alla formazione dei Pueri Cantores. L'ultimo appuntamento invece nella chiesa di San Domenico, nella Pinacoteca della Fondazione Carifano, un concerto che vede la partecipazione dell'Orchestra da Camera Santa Maria del Suffragio, dei solisti dell'International Opera Studio di Pesaro e della Cappella Musicale del Duomo di Fano.